C'era il desiderio e la volontà di dare un segnale al pubblico, soprattutto alle nuove generazioni, più ampio e più trasversale di come magari avevamo lavorato in passato, perché i temi di cui ci occupiamo al Polo sono temi importanti, fondamentali, ma proprio data la loro rilevanza ci interroghiamo anche come renderli più aperti e più, come metterli meglio a disposizione soprattutto dei giovani. Mare è un progetto che si concentrerà nel mese di ottobre, che lavora soprattutto sui temi delle migrazioni, sui temi del colonialismo, ma anche sui temi del rapporto e dei traffici e dei commerci internazionali. Polvere, come dicevo, è una bellissima winter school, sono 3 giorni rivolti dal 15 al 17 novembre agli studenti universitari, dove si lavorerà soprattutto con nomi importanti sui temi del conflitto e in occasione della quale avremo sia un bellissimo spettacolo della giovane compagnia di Gabriele Vacis, sia la prima mostra in Italia di Ira Lupo. Ira Lupo è una giovane fotografa ucraina che lavora, ha continuato a lavorare durante il periodo della guerra su quella che è la dimensione intima di come le persone continuano a vivere la propria intimità e la propria quotidianità in un periodo di conflitto. Orizzonti è il progetto che invece partirà un po' più in avanti, diciamo da novembre, ed è un progetto che raccoglie tre ricerche fatte sul rapporto movimenti, politica e partecipazione dei giovani, partendo da Genova 2001, ricerche che si concentrano su questi primi 20 anni del nuovo millennio. Aggiungo, senza dimenticarlo, che iniziamo con l'8 settembre il percorso su quello che è l'80esimo della Resistenza. Sapete che al Polo abbiamo deciso di accompagnare i 30 mesi 2023-2025 che portano poi agli 80 anni della liberazione, e di farlo intanto a partire da quest'anno su una parola chiave che è quella della disobbedienza, del disobbedire. Ci sarà una bellissima lexio di Filippetta che introdurrà il tema, e una mostra importante su un tema spesso dimenticato, che è quello degli internati militari, che anche loro furono parte di una scelta significativa e decisiva per il futuro del nostro paese. È teso anche il presidente Mattarella? Atteniamo il presidente Mattarella il 2 agosto. Sapete che il presidente ci ha già concesso l'onore di visitare il Polo del Novecento nel 2018, ed è una grandissima opportunità per noi il fatto che abbia scelto di tornare. Questa volta si tratterà più di un incontro che stiamo costruendo in questi giorni in accordo con la Presidenza della Repubblica, incentrato sui temi del futuro, dei giovani, dell'Europa.